cazzo si chiama Pula? Se vuole può salire, eh? Scelgo io la macchina. No, per quello dico, uno c'ha la possibilità, ma è lì che non lo so. Però l'ansillotto. Lo chiedo del castello. Scusate, dov'è il castello? Alla destra di qua, la conosco. Grazie. E voi quando è che cominciate a operare? Fate proprio... alle 4 qualcosa per aspirare. Vedi, grazie. Venanzia! 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 Proviamo un po' di riso, un piatto. Fotografo le salsicce, posso? Sono belle, eh? Buone? Grazie. Andiamo? Andiamo a vedere un attimo la chiesa? Fotografo. Nel pomeriggio arrivano, fra un po' arrivano le stelle. Ah, perché siete disoccupate? Sì, aspettiamo che... Comunque è positivo, vuol dire che hanno avuto successo. Sì, sono andate tutte. Sì, forse.
Sì, andiamo. Guarda qua, vieni qui. Faccia. Grazie. Bel cagnon. Posso riprendere? Posso riprendere? Prego. E come? Guarda un po' cosa fa? Cosa fa di bello? Cosa che fa? Fa le candele? Che bello! Vieni a vedere come fa le candele, Venanzia! E quante volte? Non le scontiamo, basta che si arrivi ad una certa dimensione, poi dopo piantiamo lì, perché non è che... Cioè si parte dalla corda? Dalla corda. Puoi provare a fare dall'inizio, vedere una? Volete un po' di acqua? O volete una bella idea? Signora, da Compostela? Benevento! Benevento! Ho visto quanto, da quanto distante. No, però quando siete allenati andate a Compostela. Scusa. Grazie. Adesso. E mo ci bevo una vita per fare la candela? Molto, molto. La vita è grave? Col tempo che ci impiega ogni candela costa una ricchezza. Sì, ma tanto non c'è uno altro che fare. Ho capito. Perciò... E poi magari si accendono? Sì. No, perché questo qua è uno stoppino normale. Ah, ho capito. La cera è quella normale che si consuma normalmente nella candela. Ovviamente che questa non è trattata nei vari colori che uno ho capito. È abituale. Capito. Senti, il castello è giù di qua, il castello, il chateau, il castello. Il castello è lì. Ah, bene. È da vedere, grazie. Anche a destra. Ok. Ci sarà dentro qualcosa. Grazie, allora. Thank you.
che lavoro? Puoi fare la foto mentre che lavoro? Se lavora adesso. Facciamo due pompate adesso. Bravo, bravo. Anzi, vieni a dire che pompa, pompa. Beh, Nancy, vieni a vedere, cazzo, così si rompe l'anima a fare lavoro e tu ancora. Che fai? La roba dei mari. Sono lavoro il ferro. E quello cos'è quello? Cos'è? Il contenitore dove c'è. Ah già, quello già, vero, vero. Trovare le notizie, le informazioni. Riesci ancora a fare una pompatina. Ah, appena è pronto portiamo la casa. Poi andiamo a girare la macchina. Vedi, buttare aria. Così vi rubo il mestiere. Grazie. Buona prosecuzione, arrivederci. Vedi, mio cognato dall'orto. Buongiorno, grazie. Allora, fammi fare fotografo di questa serie qua di cose. L'ermo, non lo so, aveva tutta la roba per terra, perché era una lavorazione delle lenti. Eden non è il gioco. Il cappellino dov'è? C'è la tua parte, il sole. Io sto qua ancora, faccio ancora qualche picture. È il primo becchino che ho fatto. Ah, ma che becchino, andiamo a lavorare. Ma come si chiama? Bravi! Siete tutti noi! Buon gusto! È una ricerca scrupolosa. Ed è usata soprattutto quando nelle risse da osteria per strada, a differenza della strada che era solo una parte attivata. Grazie. Guarda che fai già nel. Io prendo questo qui. Com'è? C'è questa erba alta che serpente di pitone. E bisce, eh? Comunque, devo dire, era bello, interessante, il telaio ricostruito degli anni 1000, no? L'hai visto? È bello, eh? Adesso. Ma questo è più che un castello, un cascinotto, o no? Eh? Vendono il... Vendono riso a 2,50 euro e poi c'hanno. Anche l'altro, però l'altro non così. Non con
contemporaneamente. Vitto, vibrato, quando c'è anche la fine, ma sono lì. Non scherza. Guardi, io sono convinto che tutti si vengono sta qui e dire solo la guida, perché tutti quelli che sono migliori sono Giorgio, bravissimo. Scusi, cos'erano? Sono delle piccolezze. Cos'era un convento questo? Sì, un convento. E dopo è diventato dei frati certosini. Ho capito, una dimora signorile dopo. Dopo è diventata una cascina dove ci sarà stata la parte padronale. Ho capito, anche tutti i lavoranti. Capito. Ogni cascina minimo aveva 50-60 lavoranti. Capito. E quando risale questa era? 1500 spicci. Ho capito. Imposte, sulle imposte, cioè sulle finestre aperte. Ho capito cosa ha detto, può ripetere pure. La scala delle facoltà umane, la vede qua? Sì, sì. Ecco. Oh, per esempio quello lì si vince da San Michele, lo vede che è una mano. Sì. È il capo delle milizie celesti. Si vede che è San Michele, no? Sì. Ecco, dalla parte di là c'è un putto con altre cose che non si distingue bene, comunque il putto così, sempre simbolo di abbondanza. Capito? Ecco. Adesso mi metto in e poi c'è Gracar, qua in mezzo, Jesu Homini Salvatore. Questo è il simbolo che ha portato San Bernardino da Siena, no? Che l'ha portato all'Italia. Ciao Matteo, con tranquillità, adesso sto verificando, vedi che qua c'è troppa distanza e qua non ce n'è, no? Vuol dire che qua io sono in laboratorio. Cioè ora quindi non usa il stagno fuso ma solo al momento del... Al momento della saldatura. Quindi prima taglia questi vari pezzi di piombo e poi così. Sì, io faccio così, allora, prima preparo l'esterno, poi comincio a montare il primo pezzo e metto un pezzo di piombo, poi monto il secondo, metto il pezzo di piombo e così via. Adesso qui per esempio, vede, io sto preparando questo pezzo verde, no? Allora, io cosa dovrò fare? E l'alcol che usa solo per è solo per pulire, E i chiodi di cavallo cosa servirebbero? I chiodi per di cavallo? Bloccarmi il vetro. Ah, il vetro. Sì. E cosa c'è? Al posto dei normali chiodi cosa c'è? Quello del cavallo? Perché hanno la testa piatta? No, perché hanno il corpo piatto. Ah, ho capito. Sono piatti, di conseguenza non si scheggia il vetro. Capito. Io appoggio così, e se questo fosse a posto... Questo è un gesso? No, una tavoletta come questa qua, solo di legno, che in un momento di foglia l'ho verniciata ma ho sbagliato. Per cui la prossima volta, la prossima che rifarò così. Adattata prima a mattatoio e poi a parcheggio per
come per scaricare l'olio dei trattori. Per cui è stata profondamente riadattata, è stata inserita quest'altra parete che ha rovinato la volta sferica della ghiacciaia. È un locale interessante perché dobbiamo immaginare che nel 500 non esistessero freezer, si poneva il problema della conservazione degli alimenti. I certosini allora, non potendo scavare per realizzare una ghiacciaia sotterranea, perché qua sotto c'è falda, quindi si sarebbe riempita d'acqua, cosa hanno fatto? Hanno realizzato questo locale con una muratura molto spessa, di questa forma sferica, con una porticina. Adesso la porta che noi vediamo è una porta che è stata inserita dopo. Questo locale sferico munito di porticina permetteva di mantenere all'interno una temperatura sempre più bassa rispetto a quella esterna. Anche intanto qui, adesso siamo in metà di 1000 qui dentro, quindi moriremo di caldo. Ma vi assicuro che stamattina, quando l'abbiamo aperta e quando abbiamo fatto il sopralluogo 2 settimane fa, la temperatura qui dentro era sensibilmente più bassa. Dobbiamo immaginare poi che durante l'inverno questo locale venisse riempito di ghiaccio e neve, che essendo la temperatura sempre più bassa veniva conservato per un certo periodo, e questo permetteva per alcuni mesi di mantenere intatti gli alimenti qui dentro utilizzando questa sala. Ve la facciamo vedere perché è un ambiente abbastanza inconsueto, che non si è abituati a vedere nei vari giri culturali oppure E diceva non dirmi che vuoi il sangue. Andiamo a comprare il riso, va. Avete visto che fanno le bambole per finalità sociali? Le puoi fare anche tu, eh? Ah no, papà. Arrivederla, grazie, buonasera. Infatti adesso l'avete portato, siamo fatti in tre. Adesso che non si può. Vai volando, devi sì. Grazie. 4 per me, signore, grazie. Anche tu prima. Vieni qua, metti di qui.
di mezzo, bravo, vai. 2, 5 metri, eh? Avanti.